Sono Sonia e oggi andremo a fare il mio tiramisù, ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. E se ti piace questo video metti un pollicione all'insù, ma adesso sigla! Per fare il mio tiramisù abbiamo bisogno di 3 cucchiai di zucchero, 3 uova che andremo a dividere tra albumi e tuorli, 250 g di mascarpone, 100 ml di panna da montare, circa 400 g di savoiardi, del caffè, io in questo caso ho 3 tazzine molto allungate di caffè, del cacao in polvere e del San Marzano Bosci per aggiungere quella nota in più. Come primo passaggio ho separato le uova, albumi e tuorli, ok? I tuorli li andiamo a montare a neve, i tuorli li andiamo a montare con i 3 cucchiai di zucchero e andiamo anche a montare la nostra panna. Andiamo a montare i nostri albumi. Io per abitudine metto una o due gocce di limone, io uso questo, ma potete benissimo usare anche il limone normale. Poche gocce di limone e andiamo a montare i nostri albumi a neve ferma. I nostri albumi ormai sono pronti, eh? Belli montati a neve che e non cascano, vedete che non cascano? Lo vedete che non cascano? Ok, adesso io vado a lavare per bene le fruste, questo è un accorgimento essenziale, lavare accuratamente le fruste prima di andare a montare la panna, ok? E dopo aver pulito le nostre fruste andiamo a montare la nostra panna. La nostra panna è bella pronta. Adesso nuovamente puliamo le fruste e andiamo a montare i tuorli con lo zucchero. Adesso andiamo a montare i nostri tuorli, 3 tuorli, con lo zucchero, con i 3 cucchiai di zucchero. Adesso che le nostre uova sono diventate un po' sfumose, andiamo ad aggiungere il nostro mascarpone. Adesso che la nostra crema è pronta, andiamo ad aggiungere la nostra panna montata. Mischiamo la panna con la crema che abbiamo fatto, la mischiamo per bene. Adesso che la nostra crema è pronta, vedete che bella? Andiamo a unire il nostro albume. Piano piano per non smontarlo, eh. Andiamo a fare adesso, dopo che abbiamo preparato la nostra crema, la nostra bagna. Per cui prendo il mio caffè, lo verso su un contenitore un po' più grande. Aggiungo un cucchiaio di zucchero, ma un cucchiaio raso, non di più. Dopo in base anche al vostro gusto, se volete un po' di più lo mettete. Io in questo caso credo di averne messo poco, ne metto un'altra metà, ok? Così. Lo faccio sciogliere un pochino.
andiamo ad aggiungere anche il nostro liquore. Io uso il San Marzano perché ho usato sempre il San Marzano, mi piace la nota che gli dà. Andiamo ad aggiungere il nostro San Marzano. Ok, dovrebbe bastare. Dopo ovviamente andate di assaggio, assaggiate per vedere se vi piace di più, se vi piace di meno, se incontra il vostro gusto, insomma. Facciamo sciogliere per bene lo zucchero e poi cominciamo ad assemblare. Abbiamo tutto pronto, adesso andiamo a assemblare il nostro tiramisù. Andiamo a mettere un piccolo velo di crema. Andiamo un po' a stendere col cucchiaio. Andiamo a inzuppare i nostri savoiardi. Il nostro strato di savoiardi inzuppati è pronto. Adesso andiamo ad aggiungere la nostra crema. Circa la metà, ovviamente sapete che io faccio tutto a modo mio e per cui non seguo quasi, sì, le regole base le seguo, ma un po' di gusto personale ce lo metto. Solitamente finito si va a rimettere il secondo strato di savoiardi. Io non faccio così, io esagero sempre, guardate un po' che faccio. Una bella spolverata di cacao. Qualcuno potrebbe dire ma non ci va, e io ce lo metto, che è più gustoso, è più buono, ok? È molto più buono. Non per niente il canale si chiama Le ricette di Sonia, perché le faccio a gusto un po' mio. Ok, basta così. Adesso andiamo a mettere il secondo strato di savoiardi e poi concludiamo tutto. Noi abbiamo quasi completato, ora vado a mettere l'ultimo strato di crema. Pulite bene la ciotola, mi raccomando. Se siete golosi, assaggiate anche, ma ve lo sconsiglio. Stendiamo la nostra crema. Ho preso l'abitudine di dare colpettini circolari in modo da stendere quasi più uniformemente la crema. Faccio quasi sempre così, Qui da fare gli sfacciati, se vorremmo fare gli sfacciati, mangeremo la crema, no? Si può fare. Facciamo gli educati, Adesso, siccome io non... Le cose statiche
sempre uguali e me ne piacciono. Cosa faccio a questo punto? Prendo una forchetta e con i rugby vado a giocare un pochino, senza spostare troppo la crema. Okay. E andiamo a dare un'ultima bella generosa spolverata di cacao. Bella generosa, eh? Diamo una ripulita, ok? Che altro vi devo far vedere? Nulla, il nostro tiramisù è pronto. Ora lo mettiamo in frigo a rassodare per una, due ore, tre ore, anche di più, ma se siete molto golosi dubito che passino le due ore. Si vede lo strato del tiramisù? Si vede? Mi si vede anche a me, ok? Scherzo. E oggi è carnevale, oh, ok. Che altro raccontarvi? Il mio tiramisù è pronto, ma tira molto su, eh? Tanto è vero che siamo tanto dolorosi dentro casa di questo. Ed evito di farlo apposta perché... Ok, basta! Bando alle ciance! Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti! Se vuoi ricevere le notifiche, clicca sulla campanellina e metti un bel pollicione all'insù se ti è piaciuto sto video e tutte le cavolate che ogni tanto sparo. Per cui che altro dirvi? Se hai voglia di provarlo, la ricetta ce l'hai. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!